Good morning, Bolin. Allora, mi vedo quasi costretto, si fa per dire, a continuare il video di ieri, non per notizie, no, sai, no, ha fatto ricorso, ha fatto quello, ve le trovate, ognuno si fa la sua cerca. Cose molto più gravi, passatemi il termine, perché ieri proprio ieri nel video ho detto, guardate che questa è più unica che rara questa elezione perché ci sta di mezzo la vita nostra, nostra di tutti, a prescindere dall'umanità. Perché dico questo? Allora, violazione dell'atto Logan, che cos'è? Ben Rhodes esclude John Biden, dice che sta già facendo telefonate con leader stranieri sulla politica. Secondo Ben Rhodes, John Biden ha già telefonato ai leader stranieri che stanno parlando dei loro programmi politici. Vedi i loro compari, Merkel, cosa, tutta sta gente. Rivedete il video di ieri. E questa è una violazione, chiaramente. Questa sarebbe una violazione, fosse eletto, fosse anche questa non fosse contestata, invece è contestata, si deve andare alla Corte. Fosse anche lui fino al 20 gennaio non può prendere nessuna iniziativa politica, Biden, assolutamente. E invece nonostante la sta prendendo con gli altri leader politici, come se fosse il presidente degli Stati Uniti, che fosse anche eletto senza broli, si scopre che lui il presidente non lo può fare. Ieri pure mi chiedevo, il presidente degli Stati Uniti viene eletto il 4 novembre, il tempo di un paio di giorni, quanto è uno, per fare le verifiche, il conto dei voti, e si insedia alle ore 12 del 20 gennaio seguente. Fino ad allora lui non può ovviamente fare niente, così come Trump resta presidente, o quello precedente in questo caso Trump, ma anche lui non è che può va a fare una guerra, per esempio. E basta che uno si studia il diritto degli Stati Uniti, della Costituzione statunitense. Comunque, questa sarebbe una violazione del Logan Act, qualcosa di cui i democratici si preoccupavano per quanto riguarda il team di transizione di Trump. Voglio dire, hanno urlato, urlato per questo per anni, eppure ora improvvisamente ok per Bader avere questa conversazione, anche se non hanno ancora certificato come vincitore alle elezioni. Ebbene, immagino che McConnell ai repubblicani del Senato dovranno mettere sotto accusa Biden. Quale altra scelta hanno dato ai precedenti democratici per i precedenti entranti? Cioè, quando dovette uscire Obama e entrare Trump, non potete manco fare una telefonata. Trump subito hai chiamato, ma non per mezzo d'accordo, per dire, capito? Ok, andiamo al dunque. Adesso, e questa è una cosa gravissima, la volevo dire, ok, questa invece è la cosa molto grave. Messaggio di Biden, 9, no, cosa succede se vince Biden? Ieri ho solamente detto due parole, mascherine e vaccini, ma è molto più complesso, cerco di darvi una visione più ampia. Messaggio di Biden, 9 novembre, ieri. Avremmo tracciatori di contatti, tutti indosseranno maschere per riunire il paese. Biden ha affermato che indossare una maschera è il modo in cui riavremo la nostra nazione, tra virgolette. In un discorso pronunciato oggi, ci cliccate, vi metto tutti i link come sempre, John Biden ha chiesto di indossare una maschera a livello nazionale per sconfiggere Covid-19, mentre annunciava la formazione di un comitato consultivo di transizioni Covid-19. Biden ha speso gran parte di un comunicato stampa televisivo del 9 novembre, e ve lo vedete, esortando gli americani a indossare maschera, affermando che è l'unica cosa più efficace che possiamo fare per fermare la diffusione del Covid. Non vi dimenticate mai di comparare il video di ieri, Covid, Trump dice ma che Covid, vanno sempre i repubblicani le riunioni tutti ammassati senza mascherine. Quindi qui c'è proprio una spaccatura politica e qui questo articolo lo tratta proprio. Cioè la mascherina è una cosa politica. Seguite. La destra cerca di, la destra nel mondo proprio, cerca di, in Italia vabbè, vabbè comunque se vince Trump vedrai che riprendono forza le correnti di destra, per quanto dentro certi limiti, passatemi il termine limiti. Biden, ok, del nome, l'unica cosa che
che possiamo fare per fermare la diffusione del Covid, mascherina. Ha inoltre affermato che possiamo salvare decine di migliaia di vite se tutti indossano solo una maschera per i prossimi mesi. Quindi, per favore, vi imploro, indossate una mascherina. Adesso, ma che divento presidente, se ci diventa, d'obbligo. Rilasciando un discorso emotivo, Biden ha continuato dicendo che l'obiettivo di indossare una maschera è quello di restituire qualcosa a tutti noi, una vita normale. Cioè, questi hanno il cervello al contrario. Le maschere sono fondamentali per farlo. Farlo per te stesso, farlo per il tuo vicino. Una maschera non è una dichiarazione politica, ma un buon modo per iniziare a tirare insieme al paese, ha affermato Biden. È così che riavremo la nostra nazione. Ha confermato il messaggio twittando più tardi: non sarò presidente fino al 20 gennaio, ma il mio messaggio oggi a tutti è questo: indossate una maschera. Già da mo, il sito web di transizione di Biden afferma che Biden renderebbe le maschere obbligatorie in tutto il paese, dichiarato ufficiale nel suo sito. Il Democratico ha anche annunciato, adesso sentite qua, perché questo io volevo fare video solo per questo, poi vi ci ho messo tutto sto contorno che vale. Il Democratico ha anche annunciato la formazione di un comitato consultivo di transizione, ci cliccate, Covid-19, per consigliarlo fino a quando non prevede di assumere il potere a gennaio. Tra i membri del gruppo c'è, sentite bene, il dottor Ezekiel Emanuel, che ha aiutato Obama a formare l'Affordable Care Act, o più semplicemente denominato Obamacare. Emanuel ha pubblicato un documento nel 2014 in cui ha affermato, ci cliccate, ora ve lo leggo, non tutto, ma per farvi capire, che dobbiamo chiederci se il nostro consumo vale il nostro contributo, e ha sostenuto che la vita oltre i 75 anni non era degna di essere vissuta. Questo sarà il suo. Scusate la piangere. Lo apri. Ed eccolo qui, l'amico Fritz. Che bella faccia. Questo signore qui. Ecco, si è fatto pure la telecamera, si è impaurita, messa a buio. Allora, un medico e un esperto di etica medica sostiene che la vita dopo i 75 anni non è degna di essere vissuta. Faccio una parentesi. Questo, vai, sta tutto in con tutte le potenze più grosse, tipo, a parte Russia, cose, ma con tutte l'Europa, vedete il video di ieri, quindi sta già preparando tutto quello che stiamo già vivendo, rafforzato al massimo. Ezekiel Emanuel si domanda se il nostro consumo vale il nostro contributo nella vecchiaia. Nell'ottobre 14 ha pubblicato un saggio sull'Atlantico intitolato Why I Hope to Die at 74, perché io spero di morire a 75 anni. Perché Emanuel è un medico e presidente del Dipartimento di Etica Medica e Politica Sanitaria dell'Università della Pennsylvania, nonché capo architetto dell'Obamacare, adesso lo diventerà, è tutto il discorso. Come da noi il comitato scientifico americano in questo caso. L'articolo ha suscitato enormi polemiche. Emanuele ha promesso di rifiutare non solo gli eroici interventi medici una volta compiuti 75 anni, ma anche antibiotici e vaccinazioni. Il suo argomento: gli americani più anziani vivono troppo a lungo in uno stato diminutivo, sollevando la questione, come ha detto lui, se il nostro consumo vale il nostro contributo. Praticamente non servi più alla società e quindi. Emanuele, sentite che soggetto, è nato in un clan combattivo. Un fratello, Ram, ha recentemente completato due mandati come controverso, informatevi, sindaco di Chicago. Un altro fratello, Ari, è un agente a altissimo livello di Hollywood di alto profilo. Altissimo livello l'ho aggiunto io, ma perché lo sapevo, ma qui dice di alto profilo. Quindi sta tutto. Ma anche dato il suo DNA, il desiderio di morte mai era un argomento provocatorio, va bene. Qui gli fanno alcune domande. Ve lo metto, leggetevelo, anche se è deprimente, realmente deprimente. Perché, guarda, prendo una cosa. Spesso ricevo dalle persone che vogliono licenziarmi, nel senso, questo è tradotto col coso, che lo contestano. Ma sai, ma mia zia Nelly era chiara come una campana a 94 anni e bla bla bla, quello è lui che parla, bla bla bla. Ma come ho detto nell'articolo, ci sono valori anomali, non ci sono molte persone che continuano ad essere attive, impegnate e in realtà creative oltre i 75. È un numero molto piccolo.
Lei suggerisce che uno degli effetti della nostra ossessione per la longevità è che distoglie l'attenzione dalla salute e dal benessere dei bambini? Senti qua. Molti presidenti e molti politici dicono che i bambini sono la nostra risorsa più preziosa, ma noi come paese non ci comportiamo così. Noi investiamo nei bambini come investiamo negli adulti, in particolare negli anziani. Una delle statistiche che mi piace sottolineare, a nonne, a lui, è che se si guarda al bilancio federale, $7 vanno alle persone sopra i 65 anni per ogni dollaro alle persone sotto i 18. Capito che vogliono fare questi? Ma queste sono cose che sono agghiaccianti, le avevamo capite, denunciate, ci prendono per pazzi, complottisti, negazionisti, ma questo che vi sto mettendo sono la conferma che qui non si vaneggia, qua, perciò vi dicevo, questo video nasce dal discorso di ieri che molti hanno detto, ma perché in questa elezione c'è la nostra vita? Perché questo è, ok, un ultimo news molto importante, ieri, Trump licenzia il segretario della difesa contrario all'uso dell'esercito contro i manifestanti. Il Pentagono, cioè tutto l'apparato militare degli Stati Uniti, adesso lo ha fatto il 9. Capite? Il presidente uscente degli Stati Donald Trump ha annunciato oggi su Twitter di aver licenziato il segretario della difesa Mark Esper. Che senso avrebbe se è uscente? Due sono, o non è uscente e sicuro di vincere, o anche se è uscente sta facendo qualcosa che adesso vedremo. E questo giustifica la mia analisi che farà la legge marziale, perché per fare la legge marziale deve mettere i militari contro quelli che scatenerà, e nel video dissi come, mortai cinesi, attacco alle infrastrutture, i democratici scateneranno tutti questi pagati, Soros e Company, che sembra fantascione, e questa è la verità. Non è che. E poi un prestanome, ovviamente, un testa di ponte. Il segretario della difesa Mark Esper di aver nominato al suo posto Christopher Miller. Perché ha fatto questo? Probabilmente c'è tanto dietro, ma quello che affiora è già abbastanza. Cioè, che era il direttore del Centro Antiterrorismo Nazionale. Antiterrorismo, perché quelli scatenano questo, diventerà segretario ad interim con effetto immediato. Il rapporto sempre più teso di Esper con Trump lo ha portato a preparare una lettera che va bene. La tensione tra Esper e Trump, ecco il motivo che conferma che vuole mettere la legge marziale, si sono acutite dopo che a giugno il segretario della difesa, dopo quei fatti di George Floyd, il nero, quelli che attaccavano in strada tutta questa gente antifa, tutti pagati, avevano dichiarato di non sostenere l'uso di truppe in servizio attivo per sedare le proteste su larga scala negli Stati Uniti, innescate dalla morte di George Floyd per mano della polizia. Esper ha anche detto che le forze militari dovrebbero essere utilizzate il ruolo di polizia solo come ultima risorsa. Detto terra terra, Trump si sta preparando a mettere l'esercito contro tutto sto macello, e questo non lo vuole mettere. Allora l'ha licenziato, e quindi il motivo se ne deduce chiaramente, quindi io non lo do come news che è questo, ma 2 più 2, poi mica vedevo di come quanto fa, fatelo voi. Anyway, video interessante sui link, tanta altra roba, nel senso, continuate gli articoli. Donald Trump ha licenziato il segretario della difesa, ecco, il capo del Pentagono, il segretario della difesa. Trump ha annunciato su Twitter di aver destituito il ministro della difesa Mark Esper al suo posto Christopher Miller, direttore del Centro Nazionale Antiterrorismo. Ok, è la stessa news. Per una delle proteste truppe federali. Trump pensa di ricorrere, eccolo, lo dice chiaro qua. Trump pensava di ricorrere all'Insurrection Act, una legge del 1807 per inviare nei luoghi delle proteste truppe federali. Nel frattempo uomini vicinissimo al presidente, va bene. Ok, vi rileggete. Credo che questo addirittura è il messaggero, quindi la notizia è di ieri. Ok, avete capito come vuole portare avanti Biden? Il capo dell'Obamacare che vuole fare? E qua mi riallaccio a un vecchio video, magari ve lo metto in descrizione, che feci 2 anni fa, forse. Comunque sempre molto pre-Covid,
in cui nel blog di Grillo lui mise una lettera e scriveva: gli anziani non possono votare più, non li facciamo votare più e abbassiamo l'età a 14 anni, 13 anni per andare a votare. Poi io lo misi, ci feci un bel video e quindi vedete che tutto un gruppo, hanno tutto preciso cosa stanno facendo, che è agghiacciante. Ci tenevo a spiegarlo perché molti ieri mi hanno detto questo, ho preferito farlo in un video. Ok, ragazzi. Sto quasi per finire di mettere le cose del baratto, così cominciamo. E in più preparo gli altri video, quello sul triple channel, la drip state, tanto che lì c'è pure tutto un discorso delle correnti ebraiche, sioniste, che non sono la stessa cosa, ovviamente. Però prima di affrontare quello ripartiamo un po' dagli albori. Ok, see you later. Arrivederci.